Manca ormai pochissimo all'arrivo della quarta generazione della nuova BMW X3, che qui vediamo in versione camouflage in attesa della messa a punto finale prima della presentazione ufficiale prevista per giugno e dell'inizio delle prenotazioni previste invece per ottobre. Il SUV tedesco, forte di ottimi successi commerciali fin dal primo modello, si aggiorna completamente. Dal punto di vista estetico, nonostante il wrapping mimetico e i pannelli posticci, si possono intravedere elementi affini ad alcuni modelli del nuovo corso stilistico del marchio dell'Elica. Il design definitivo non è visibile, tuttavia il look sembra in gran parte ereditato dall'attuale generazione. Ad esempio, all'anteriore la griglia, sebbene sia aumentata nelle dimensioni, non sembra grande come quella di altri modelli recenti del marchio. La nuova BMW X3 si appresta a ridefinire il concetto di Sport Activity Vehicle, con nuove funzioni e prestazioni migliorate. Il team di ingegneri si è particolarmente concentrato su un tuning che consenta a tutte le varianti del nuovo X3, indipendentemente dal concetto di propulsione, di offrire un'ottima maneggevolezza in ogni situazione, oltre a garantire una guida sicura e confortevole. La vettura è stata sottoposta a condizioni estreme per verificare la sua resistenza, su neve e ghiaccio, in regioni calde e anche in off-road, mentre la sua adattabilità all'uso quotidiano è stata testata in diversi contesti, inclusi il traffico cittadino, autostrade e piste selezionate. Insomma, nulla è lasciato al caso. La nuova X3 adotta motori a benzina e diesel a 4 o 6 cilindri, tutti mild hybrid a 48 volt. Per ora la variante a benzina più potente è la M50i X-Drive M Performance con circa 400 cavalli, mentre più avanti arriverà una M da 500 cavalli. Sono previste anche versioni ibride plug-in, che sotto al cofano dovrebbero avere un 2.4 cilindri ed una batteria più grande, che consentirà un'autonomia in modalità elettrica superiore ai 100 km. Infine, una versione 100% elettrica, denominata iX3, con maggior potenza e una migliore efficienza rispetto alla generazione attuale. Il telaio adattivo con ammortizzatori controllati elettronicamente è disponibile come optional. La rigidità e il controllo del telaio sono stati migliorati. Anche il sistema di trazione integrale è stato ottimizzato per garantire una guida stabile e sicura. Non poteva poi mancare la guida automatizzata di nuova generazione. Tra le nuove funzioni, anche il sistema che permette al conducente di controllare alcune manovre dal proprio smartphone. Con il suo prezzo e le sue funzionalità avanzate, il nuovo BMW X3 potrebbe essere meno accessibile rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia, i suoi miglioramenti significativi nella dinamica di guida, nell'aerodinamica e nei sistemi di assistenza alla guida lo rendono un concorrente forte nel segmento SUV di fascia alta, offrendo agli appassionati BMW una gamma di funzionalità innovative ed una guida affidabile e versatile.